Ciao a tutti, oggi parliamo del manico, il manico del prototipo, vi ricordo, non del coltello definitivo, cioè quello che abbiamo fatto come prova. Poi ci siamo impegnati anche perché ci serviva fare delle considerazioni importanti sul coltello definitivo, quindi l'abbiamo fatto bene, pur essendo solo un coltello di prova. Io lo chiamo il numero zero, perché di fatto ovviamente è diverso da tutti quelli che poi seguiranno, però è comunque un coltello fatto bene, a parte che lo vedrete. Va bene, detto ciò, il manico. Oggi vi mostro un po' di lavorazioni e naturalmente il risultato finale. Manuel si è molto impegnato, abbiamo fatto un sacco di riunioni per il manico, abbiamo dovuto anche buttare via delle cose, non erano venute come volevamo noi. E questo è il risultato. Vado a mostrarvi un po'. Ecco, qui vedete i componenti del manico. Misura 14 centimetri di lunghezza. Ovviamente sono ancora grezzi. Lo vedete come paragone vicino alla lama. Beh, avrete visto che ci sono tre parti. In realtà sono quattro nella versione definitiva. Però, insomma, eravamo ancora a questo stadio di lavorazione e lo si vedeva così. In pratica, voi vedete una parte chiara, è zebrano, legno zebrano, una parte scura, quella è ebano, la ghiera, e poi vedete un distanziatore in acciaio inox, inossidabile, quindi 304, un acciaio 304. Allora, perché questa cosa strana? A proposito, cosa manca? Manca il fondello, anche lui in inox 304. Perché abbiamo messo quel distanziatore? Uno dirà, per un motivo estetico. Anche perché la cultura giapponese è estremamente pensata al funzionale. Io dico sempre che quanto più si avvicina al concetto di kalos kai agathos dei greci. Chissà se l'ho pronunciato bene, cioè bello e buono, cioè una roba bella deve essere funzionale, è una cosa funzionale e in automatico bella. Quel distanziatore è d'acciaio e quindi dà un po' di peso assieme al fondello a tutto il manico, cioè sposta verso il manico il baricentro del coltello. Perché? Perché è voluto così. Perché io ho voluto che il baricentro del coltello fosse circa a metà, all'attaccatura tra il manico e la lama. Dice, vabbè, ma perché non è così in automatico? Eh no, dipende da quanto è spessa la lama, da che acciaio usate, da quanto è larga, da quanto è lunga. E normalmente i coltelli giapponesi tendono ad avere un baricentro spostato un pochino più avanti. Ah, niente di sbagliato, dipende che uso si deve fare del coltello. Però per l'uso che devo fare io di questo coltello preferisco un baricentro alla fine del manico. Perché? Perché lo uso al volo. Lo uso al volo in questo modo, mi serve per porzionare, per sgrassare, non c'è l'appoggio costante sul tagliere, quindi preferisco avere un baricentro vicino alla mano. Mi dà un miglior controllo della posizione della lama e di quello che sto facendo. Va bene. Perché abbiamo raggiunto questa cosa proprio con il distanziatore di acciaio? Perché nella nostra intenzione sarà messo in un certo posto per avere questo baricentro. Però, se qualcuno di voi, comprando una versione personalizzata di questo coltello, perché si potrà fare, potrà chiedere di non averlo, per esempio, per spostare leggermente il baricentro in avanti. Oppure di avere il baricentro pienamente sul manico, perché alcune persone preferiscono lavorare così, per esempio mia moglie, che ha i coltelli proprio col baricentro molto indietro e lei li preferisce, si potrà ingrossare leggermente quel distanziatore oppure spostarlo un po' più indietro, in modo proprio da regolare leggermente il baricentro, leggermente, non è che lo puoi spostare in coda col coltello, se no dovresti fare un manico d'acciaio. Va bene, questo per darvi la spiegazione. Adesso passiamo alla fase successiva che vi mostro ancora. Qui in una foto
Vedete i tre pezzi incollati, vi ricordo che manca ancora il quarto che arriverà alla fine, per poi vi spiego perché. Incollati con una colla speciale, naturalmente, è una colla che tiene una tonnellata per centimetro quadrato. Non conosco esattamente i dati di sopportazione, ma me li ha dati in mano e erano veramente altissimi, quindi non è una tonnellata, ma non è un chilo, per intenderci, quindi non ci sarà nessuna possibilità che le parti si possano staccare. Ma no, siccome abbiamo voluto fare di più e ci serviva ancora un filino spostare il baricentro indietro, abbiamo fatto qualcos'altro. E cioè abbiamo posto, vi faccio vedere una successiva foto. Abbiamo posto nel manico una serie di perni interno in acciaio. Perché? Uno dice per una maggior sicurezza di connessione delle tre parti, ma guardate, in un certo senso è inutile. Però ancora una volta il peso viene portato indietro e giocando anche sugli spessori di quei perni e sulle lunghezze di quei perni possiamo ulteriormente portare indietro il baricentro nel caso servisse. Insomma, la ricerca del baricentro è un aspetto importante se del coltello fate un uso professionale, perché guardate, quando andate così 10 minuti, mezz'ora al giorno, in tranquillità, va bene tutto. Però quando dovete andare di fretta e non avete la possibilità di guardare il coltello mentre lavorate e siete in condizione di stress, avere il baricentro giusto per la vostra mano conta molto. Vabbè, questo è uno dei pregi del farsi fare il coltello da un artigiano, cioè che me lo faccio fare come voglio io. Poi naturalmente devo sapere cosa c'è dietro, ecco, questo è il vero problema. Questo è il motivo per cui io e Manuel stiamo lavorando assieme, perché Manuel mette la sua capacità di far coltelli e io metto le conoscenze tecniche sui coltelli da cucina e sull'impiego dei coltelli da cucina, sulle caratteristiche che devono avere per poter essere utilizzati in un certo modo. E va bene, passiamo alla fase successiva. Allora, qui ve lo mostriamo. Tenete presente che in questo momento il manico, così come lo vedete, è grezzo, cioè non è stato rifinito, non gli è stato dato il disegno definitivo, però ci serviva comunque poter fare qualche valutazione, l'ha messa assieme così soltanto per poter valutare indicativamente come sarebbe venuto il risultato finale. Tenete ancora presente che il manico è grezzo. Infatti adesso piano piano lo vedrete andare avanti. Il manico in effetti alla fine sarà ottagonale. Ed eccolo qua. Abbiamo fatto su un pezzetto di legno un avanzo piccolo, senza lavorare su tutto il manico, abbiamo fatto qualche considerazione. Siamo messi lì a prendere misure, l'abbiamo sfaccettato in modo da avere la sensazione di come poi verrà il risultato finale, prima di lavorare sul manico vero e proprio, per non buttare via un manico. E quindi alla fase successiva, eccola qua. Non è ancora il manico definitivo del prototipo e tantomeno non è il manico definitivo del mio coltello, quello che poi seguirà assieme agli altri 4-5 coltelli che metteremo in vendita, tutti fatti allo stesso modo. Però la forma è veramente molto vicina. Abbiamo cambiato leggermente le misure. Adesso vi accorgerete perché. Però vedete che già così sarebbe stato bello, ma noi cercavamo veramente il massimo e abbiamo voluto andare oltre. Molti si sarebbero accontentati. Ve lo faccio vedere ancora qualche istante. Qui c'è Manuel che mi sta descrivendo tutta una serie di cose, per l'esattezza ci siamo concentrati sul fatto che tra le varie parti non ci fossero fughe per i ricettacoli batterici, cioè tutto deve sostanzialmente avere una consistenza tale per cui è tutto assolutamente liscio e lineare, senza interstizi, senza niente, quindi abbiamo molto lavorato su questo aspetto. E qui lo vedete. È la prova famosa del baricentro.
Vedete che ci siamo, il coltello non è ancora definitivo, è leggerissimamente spostato in avanti, ma noi dobbiamo ancora attaccare il fondello, per cui ci va bene così. Siamo ritornati a lavorare sulle misure del manico, anche perché stiamo parlando del manico, quindi ovviamente è così. Perché? Perché facendo una serie di misurazioni così io ho voluto restringere leggermente l'offset, la distanza che c'era tra la fine del supporto dell'attacco alla lama e il manico stesso. Vedete che qui ci sono circa 3 mm da una parte e dall'altra, io li ho voluti ridurre, quindi ci siamo messi a prendere misure. Poi vi invito a tornare anche leggermente indietro. Potete notare sul video precedente che c'è una leggera smossatura, la vedete? Ve la rimostro. Vedete quest'angolo? Ecco, questa leggera smussatura l'ho voluta io, quindi abbiamo dovuto decidere con Manuel come regolarci, che misure, così abbiamo fatto qualche prova e qualcosina siamo anche stati costretti a buttare via, ma va bene, insomma, ci sta. Ecco, questa smussatura è il motivo per cui non potevamo attaccare il fondello sin dall'inizio. Perché poi sul fondello questo lavoro, sull'acciaio, è molto più difficile. Quindi abbiamo preferito lavorare sul legno per arrivare alla forma definitiva prima di passare al fondello. Adesso vi mostro qualche fase di lavorazione. Vi lascio un po' di sottofondo. E qui stiamo rifinendo il manico, stiamo, vale maestatis, Manuel in realtà sta rifinendo il manico in tutte le sue componenti fondamentali, per poi passare ad una fase successiva. Andiamo a prendere un po' di misure, prendiamo la misura dell'aggancio, dell'attacco della lama, e prendiamo le misure anche del manico. Ecco, fate conto che due riunioni se ne sono andate via su questa cosa qui, sul trovare l'equilibrio proprio nella parte legata all'aggancio. Non è soltanto una questione di estetica, ma anche di impugnatura, cioè dove tengo il dito mentre sto tagliando, mi serve che lì non ci sia uno sbalzo eccessivo, perché sennò il mio dito c'è una leggera contrazione, quindi ho voluto che si arrivasse alle misure giuste, giuste secondo il mio modo di cucinare e di tagliare in questo caso. Poi ci sta che magari in una versione personalizzata una persona se la faccia fare leggermente diverso. Io mi sono confrontato con tanti altri coltelli, di coltelli ne ho avuti anch'io, tanti, e quindi alla fine ho messo su tutta una serie di informazioni che ho comunicato a Manuel per arrivare al risultato finale. Risultato finale, ci stiamo avvicinando. Ecco una fase di lucidatura, viene fatta sul coltello finale, c'è già il fondello, se lo notate, comunque adesso più avanti poi il fondello ve lo faccio vedere un po' meglio. Eccolo qua. E finalmente il fondello di cui abbiamo parlato un sacco di volte. Qui lo vedete, è in acciaio inox, ve lo ricordo, perché deve resistere al sudore della mano. Era senza il marchio e qui invece ve lo mostro col marchio. Ecco, c'è un aneddoto su questa cosa, perché il marchio doveva avere il numero seriale 000 in quanto il prototipo è appunto il numero 0, poi ogni coltello avrà il suo numero, quindi il mio sarà il 001. Questo perché? Perché il vostro coltello, perché il coltello è una cosa personale,
E se mi dovessi trovare in cucina, perché io ho il mio collega che si è voluto comprare il coltello uguale al mio, voi direte sì, vabbè, ma che probabilità ci sono? Eppure, ragazzi, devo dire che parecchi miei allievi tendono a comprare i miei coltelli e tanti miei assistenti negli anni hanno comprato i miei coltelli e non è capitato raramente di trovarci con due trincianti o con due deba messi lì sul tavolo a dire adesso qual è il mio e qual è il tuo. Li riconosciamo semplicemente per le ossidazioni diverse. Allora ho chiesto a Manuel di inserire un numero di serie, è solo che qui c'è stato un misunderstanding con l'azienda che produce l'incisione, che deve essere fatta con una tecnica particolare e Manuel in questo momento non ha ancora attrezzatura, prima o poi si adeguerà per questa cosa, principalmente per il suo marchio, che necessita per lavorare sull'acciaio di un punzone particolare, se no praticamente ogni tre coltelli dovresti cambiare il punzone. Va bene, c'è stato un misunderstanding e ci ha messo 001 sul fondello del prototipo e non va bene, perché il prototipo è 000. Dice, vabbè, ma non potevi usarlo per l'altro, per il tuo? No, perché? Perché il prototipo serve appunto a fare delle valutazioni. E cioè, non è detto che io poi facendo tutto il mio collaudo non vada a cambiare qualcosa per cui ci siano delle piccolissime differenze nel mio coltello, se no il prototipo cosa l'abbiamo fatto fare? Il prototipo non è stato un divertimento, noi l'abbiamo fatto per avere la garanzia che i coltelli effettivi poi escano con le caratteristiche che ci servono, ma prima dobbiamo verificare che le caratteristiche di progettazione siano quelle necessarie. Va bene. Ve lo mostro ancora in foto e intanto che abbiamo stabilito cos'è successo col fondello, eccoci qui ad avere una visione del manico finito, lucidato, pronto per essere agganciato alla lama che è stata finita pure lei. Quindi poi in uno dei prossimi video vi mostro il coltello nel suo insieme. Tenete presente che è solo un prototipo, però è un prototipo già bello, eh? A me personalmente piace molto, eh? E spero che se lo accaparri quando lo venderemo una persona che ami veramente coltelli. Tanto noi di coltelli ne faremo pochi, quindi li venderemo con certi criteri. Dice, ma perché sceglierete a chi? Guardate ragazzi, il prototipo è uno solo, ci sono già 5-6 persone che mi hanno chiesto da avere, quindi alla fine mi sa che per non fare un torto a nessuno lo metteremo all'asta, metteremo una base d'asta e chi entro l'asta suggerisce il prezzo, propone il prezzo maggiore e se lo porterà via, se no devo dire no a qualche amico per dire sì ad un altro amico. E di amici ce ne sono di due serie, gli amici miei e gli amici di Manuel. Stavamo ragionando su questa cosa, poi vedremo se c'è la fattibilità di realizzare il tutto. Va bene, vi riepilogo i dati finali. Legno zebrano per il manico, la ghiera, la parte scura vicina all'attaccatura e in ebano, il distanziatore e il fondello sono in inox 304, che è un acciaio non ossidabile, perlomeno viene considerato non ossidabile, poi voi sapete che alla lunga qualunque acciaio è ossidabile, però normalmente l'acciaio inox è un acciaio, è quello delle casserole, delle pentole, per intenderci. Abbiamo voluto quello per queste parti perché appunto stando a contatto della mano non avremmo potuto utilizzare lo stesso acciaio della lama, che invece come tutti i buoni acciai è un acciaio che ha una certa ossidabilità. Vi lascio dandovi appuntamento al prossimo video della serie. Ciao!